Ci dedichiamo oggi all'approfondimento di un articolo del Codice Civile che è il 1227, precisamente il comma primo. Lo facciamo anche perché è intervenuta di recente una sentenza della Corte di Cassazione, mi riferisco alla numero 5787 dell'8 marzo 2017, che ha appunto approfondito le caratteristiche, i requisiti, le conseguenze che derivano dalla norma che ho appena citato. L'articolo 1227 prende in considerazione e disciplina, evidentemente, quei casi in cui, nell'ambito di un fatto illecito, è dato riscontrare un contributo concorsuale nella determinazione dell'evento lesivo da parte dello stesso soggetto danneggiato. Come dire che il creditore, cioè colui appunto che ha ricevuto dei danni in occasione del fatto illecito, ha, in virtù di un proprio comportamento colposo, contribuito a cagionare l'evento che poi evidentemente è ridondato in un effetto pregiudizievole a suo danno. Tipica l'ipotesi, per esempio, del pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali. Benché ci sia la responsabilità del conducente del veicolo investitore, si può configurare proprio in ragione di questa violazione alle norme di condotta prescritte dal codice della strada, una concorsualità da parte del pedone e quindi una conseguenza che è disciplinata proprio dall'articolo 1227. Quale conseguenza? L'articolo 1227 ci dice che quando il fatto colposo del creditore, creditore si intende evidentemente il danneggiato, ha concorso alla produzione dell'evento, ebbene, in questo caso il risarcimento, quindi il montante complessivo della somma che andrebbe ristorata al danneggiato, può essere ridotto, diminuito, in ragione della gravità della colpa, cioè del contegno colposo ottenuto dal creditore danneggiato, ovvero dalle conseguenze che ne sono derivate. Il caso trattato dai giudici di Piazza Cavour, con la pronuncia di cui ci stiamo occupando, è relativo all'incidente in cui la vittima era un bambino, un minore, che era sfuggito improvvisamente dalle mani premurose dei suoi genitori ed era stato investito da una macchina. La Corte d'Appello dell'Aquila aveva stabilito che ci fosse nella fattispecie una colpa da parte del minore che andava ad incidere appunto sul risarcimento proprio in ossequio, in applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 1227. I genitori hanno deciso di proporre ricorso per Cassazione lamentandosi di una serie di circostanze, in particolare il fatto che non si capisse dalle argomentazioni utilizzate dai giudici dell'Aquila, se la colpa di cui essi parlavano nella sentenza fosse una colpa da addebitarsi al minore o se invece fosse una colpa da addebitarsi ai genitori. Se la responsabilità dei genitori doveva intendersi nel senso di essere coinvolti in quanto esercenti la potestà genitoriale, quindi rappresentanti legali del minore, o piuttosto in quanto ad essi era ascrivibile una colpa in vigilando, cioè una inosservanza del dovere di vigilanza sul minore che incombe a tutti i genitori nel momento in cui evidentemente portano a spasso i loro figlioli, come nel caso di specie. Ebbene, gli ermellini cosa hanno detto? Hanno detto innanzitutto che non c'erano dubbi sul fatto che la responsabilità che era stata ascritta ai genitori nella fattispecie in questione era una responsabilità che si reggeva sul fatto che i genitori evidentemente esercitavano la potestà genitoriale e nello stesso tempo avevano anche il dovere di vigilare sul minore, ma soprattutto la Corte di Cassazione ha ritenuto di precisare che il fatto colposo di cui parlava la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila e in forza del quale la Corte d'Appello dell'Aquila riduce il risarcimento nel caso concreto in applicazione dell'articolo 1227 del Codice Civile, è il fatto colposo non dei genitori, ma piuttosto del minore medesimo.
La Corte ha anche aggiunto una cosa importante, e cioè che questo fatto colposo del debitore, così importante nella misura in cui può portare alla riduzione del risarcimento, non è necessariamente un'eccezione che debba essere proposta dalla controparte, e cioè dal soggetto danneggiante, ma è un elemento, è una circostanza che può ben essere rilevata d'ufficio anche dal giudice. Ma non è questo il punto più rilevante della sentenza di cui stiamo parlando, quanto piuttosto un altro. La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di ribadire un principio che peraltro era già stato espresso in precedenza dai giudici di legittimità, e cioè che quando ci si trova o i giudici si trovano nella condizione di poter e dover applicare anche d'ufficio, abbiamo detto, l'articolo 1227 del Codice Civile, quello che devono valutare nel momento in cui considerano il contributo concorsuale sotto il profilo della condotta colposa del danneggiato non è tanto il fatto che il soggetto danneggiato sia effettivamente incorso in una condotta colposa in quanto soggetto capace di intendere e di volere, ma è piuttosto un fatto contributo colposo che deve intendersi alla stregua di sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, nel caso di specie con le regole stabilite del codice della strada, perché qui si trattava di un'ipotesi in cui il ragazzino aveva attraversato in qualche modo in maniera improvvida e non presegnalandolo la strada. Altrimenti detto, il concetto espresso dalla Corte è questo: non è necessario che il soggetto danneggiato che si rende responsabile di una condotta oggettivamente qualificabile come colposa sia anche capace di intendere di volere. Ci può ben essere una condotta considerabile come oggettivamente colposa in quanto si pone in contrasto con le regole di condotta del codice della strada, e che pur tuttavia è posto in essere da un soggetto non imputabile, cioè non capace di intendere di volere. Ed è esattamente il caso di cui si era occupata la Corte d'Appello dell'Aquila. Il bambino, in quanto tale, doveva reputarsi incapace di intendere di volere, e pur tuttavia la sua condotta è stata ritenuta oggettivamente colposa da parte dei giudici aquilani, proprio in quanto si poneva in contrasto con le regole ordinarie di condotta dei pedoni. Il fatto poi che il bambino fosse incapace non va ad incidere ai fini dell'applicabilità dell'articolo 1227 del Codice Civile. Quindi, l'articolo 1227 del Codice Civile, nel momento in cui prevede la possibilità di ridurre il risarcimento della vittima in ragione della condotta colposa della vittima, non esige che la vittima sia anche capace di intendere di volere. Ci può ben essere una condotta, l'abbiamo definita tra virgolette oggettivamente colposa, anche di una vittima che per ipotesi risulti, come nel caso di specie, essere non imputabile. Questo è un po' il sunto dell'intervento dei giudici di legittimità nel caso in questione, che peraltro si colloca nel solco di altre pronunce precedenti, che qui velocemente richiamiamo, una in particolare del 2009, la numero 14548, una che è la 2704 del 2005 e una ancora più risalente che è la 4332 del 1994.